uno, tornare indietro nella storia, il secondo, quello di farvi partecipare a quale forma di amore si può arrivare verso gli animali marini. Io, come probabilmente tutti sanno, sono stato per molti anni cacciatore subacqueo, ho vinto 2 volte i campionati italiani, quindi adesso non sparerei su una triglia. E la spiegazione di questa mia affermazione la troverete qui e vi invito di partecipare con i sentimenti di quello che faccio vedere, perché vi assicuro che ci sono delle scene che dopo tanto tempo li rivedo e mi commuovo ancora oggi. E durante la proiezione, siccome non vuole essere assolutamente un film tecnicamente perfetto, noi andiamo sott'acqua con le telecamere e riprendiamo quello che ci capita davanti. Non sono montaggi, c'è solo una parte, c'è un po' di musica, eccetera. Quindi è fatto solamente con molta spontaneità di come noi andiamo sott'acqua. La prima parte è il primo record mondiale in assoluto e mi permetto qui di sottolineare, di osservare in quale condizioni andavo sott'acqua allora, e il pronostico assoluto da parte degli scienziati di tutti, morte sicura dopo i 16 metri, e in questo record c'è stata fatta un'interpellanza al prefetto di Napoli per vietare l'immersione, dicendo che nessuno vuole la responsabilità della mia morte. Questo è il documento che tutti dichiarati, Maiorca eccetera, dal quale è poi partita la corsa verso gli abissi, che come sapete sono già arrivati a 130. Ma affrontare quella situazione, la totale ignoranza di tutto ciò che è apnea, col contributo da parte scientifica, morte sicura, io ho fatto 3 record mondiali, tutte le volte il pronostico unico era tu morirai. E ho anche un articolo molto interessante, che una visita che mi ha fatto un grande scienziato tedesco, che era ufficiale della marina tedesca, esperto in campi subacquei. Mi ha fatto una visita, tutto quello, formule eccetera, poi dice: lei se supera i 30 metri è morto. Il giorno dopo sono andato a 38, sono ancora qui, grazie. Si sente male l'audio. Delle possibilità del corpo umano a penetrare negli abissi marini in apnea, cioè a corpo libero. Si era radunata nel porticciolo del Molusiglio. Le sinistre previsioni espresse dagli esperti e medici pronosticavano la morte dopo il superamento dei 16 metri. Era forse questa la ragione di tanta curiosità? Le condizioni meteo erano pessime. Freddo, pioggia e il mare mosso imprimeva alle imbarcazioni un forte rolio che causava per molti partecipanti un fastidioso mal di mare. Le mie condizioni psichiche non erano di certo migliori. Il grigio cupo del cielo, il martellante ricordo dei sinistri presagi mi imprimevano un senso di fatalità. Certo, tornare indietro non era più possibile. Nella barca del Palombaro
incominciavo a prepararmi con eccessiva lentezza, forse inconsciamente, per allontanare il momento del tuffo in mare. Il palombaro era già in mare, qua scivolai nell'acqua fredda, 14 gradi, quasi buio, torbida da non vedere a un metro. Tornai alla barca per prendere il fucile, che non voleva essere una zavorra, ma la dimostrazione che un cacciatore poteva scendere a quelle profondità per catturare le sue prede. Scesi nel nulla. Quando intravidi il casco del palombaro, abbandonai il fucile per prendere l'astuccio dalla sua mano. La risalita fu un sollievo, anche perché non avevo alcun problema di apnea. In superficie fui accolto da un'ovazione di applausi. Come descrivere l'intima gioia che si prova dopo aver superato simili momenti? L'intervista alla radio, allora non esisteva la televisione. Non sentivo freddo, nonostante ci fosse la neve sul Vesuvio. In porto mi attendevano tutti i miei colleghi, gli ufficiali del quarto stormo caccia. Perché è stato rifatto per lanciare Sesto Continente, commentato da 15 vellati che hanno cercato di trarne un vantaggio. Non risponde alla realtà storica dell'avvenimento. Le condizioni meteo quel giorno erano pessime, mare grosso, acqua freddissima e torbida. Ero solo in acqua e a 39 metri alle ore 15, buio quasi totale. Raggiungiamo dunque le acque di Capri a bordo del rimorchiatore Tenace, distaccato dalla Marina Militare. Booker conferma ai giornalisti che un medico tedesco lo ha diffidato di spingersi oltre i 30 metri sul fondo fino alla vita. Il commissario del Comitato Olimpico Italiano... Guardate come misuravano le corde, erano molto più di 39. ...esposti a ogni metro, sugheri numerati. Alla massima profondità raggiunta, Booker strapperà il sughero corrispondente prima di tornare indietro. Muniti di respiratore, lo strappai, convinto di aver superato i 40 metri, era buio totale. Ancora un momento, osserva la sagola fissata al fondo. Aspira, via! Thank you.
è vero. Più giù ricorda solo il lampo della mia fotografia. Non è vero perché ero solo. E poi? Ne hanno parlato tutti i più grandi giornali al mondo. Questo è un parere di Cousteau che ha detto che era un buffone a raccontar palle. Ecco, qui entriamo un po' nella storia. Dopo 50 anni sono riuscito a trovare questi documentari girati con Romolo Marcellini, che era il più grande regista allora. E questo può essere un indirizzo di come si andava sott'acqua allora, cioè si andava sott'acqua per uccidere. Infatti ho voluto lasciare le scene della caccia proprio per far vedere come allora si immergeva. Qui c'è una puntata del mio, ho fatto 30 anni pilota da caccia. Sceso sulla Terra attraverso gli spazi interplanetari. Non è un marziano, benché ne abbia l'aspetto. È un capitano della nostra aeronautica. Quest'uomo è la dimostrazione delle straordinarie possibilità che derivano proprio dall'essere uomo. Da 14.000 metri a 15, 20, 40 metri sotto il mare. Quanti capelli? Sono stato io a scoprire la tecnica della compensazione, dichiarata anche da Marcante. In questo film si vede ciò che allora era ancora del tutto sconosciuto. E ha un altro grosso primato, il primo film in assoluto girato in CinemaScope a colori. Tanto è vero che la custodia per la cinepresa l'ho costruita io, cioè l'ho progettata io, e si vedrà poi il modello. E quasi si libra, nella lentezza studiata del nuoto, a dimostrare il dominio, il possesso del mare da parte dell'uomo. Questo filmato ha avuto un grosso successo in America, allora si intende. Questo non lo farei mai più. La facilità con cui un essere fatto per la Terra perde la forza di gravità e giuoca sotto il livello del mare conduce alla conquista di un nuovo spazio, di una nuova dimensione. Questa è crudeltà che nessuno dovrebbe fare. Ricambia in se stesso l'aria, con il corpo rivestito di una pelle di gomma. Ma porta con sé, insieme col proprio respiro, un pericolo mortale. Oltre i 15 metri, l'ossigeno, respirato ad una pressione superiore a una atmosfera e mezza, può condurre alla morte. La maggior parte delle perdite tra i sommozzatori è dovuta alla pericolosità del mezzo
che tuttavia consente permanenze sottomarine di oltre un'ora. Infatti sono stato colpito dal più grande dramma che un uomo può vivere: ripescare morto dal fondo il più caro amico della mia vita, dovuto all'ossigeno. Con le bombole d'aria compressa a 150 atmosfere e con un erogatore si può raggiungere una profondità di 60 metri senza pericolo. Occorrerà però risalire graduando l'ascesa con tappe prestabilite per la decompressione. Così l'uomo diventa un sottomarino. Ma è consigliabile essere almeno in due, perché a queste profondità ci si muove in un mondo ignoto. Anche questa è una teoria discutibile per molte ragioni. L'acqueo deve sempre scendere sott'acqua come se fosse solo, anche con tanti altri attorno. Se l'uomo è disarmato, i pesci non hanno paura. E allora si possono catturare per sempre con la fotografia gli abitatori delle profondità, i paesaggi sconosciuti. La prima custodia è esistente per la Rolex. I colori insospettati. I flash li ho fatti io. Ed ecco la fotografia del testimone muto. L'occhio di vetro del CinemaScope. Un nuovo mezzo di indagine sottomarina sta per librarsi nei liquidi piani del mare. La mia realizzazione subacqueo per esplorazione rapida di varie estinzioni subacquee e tra queste la famosa storia della città sommersa di Paia. Verso l'alto.
torrenti del mare, voleva dimostrare le possibilità dell'uomo di affrontare gli animali marini. E anche qui, per quei tempi, ho battuto un record, che in apnea ho catturato una razza di 172 kg. Qui c'è il filmato. Cosa che non farei più per nessuna cosa al mondo. Sfugge tutta la guizzante ricchezza rapita al mare con tanta fatica. Eccole le pere, così le chiamano i pescatori, straziate dalle piogine. Era una cosa inimmaginabile la crudeltà allora verso questi animali. Vivono a centinaia. Ecco la bocca che sbrana le reti. CinemaScope per la Riflex, progettata da me.
L'animale colpito a morte si butta oltre il bordo del roccione, verso un abisso di 3.000 metri. Luciana torna alla superficie con il cappellino strappato all'apposito cavo. 80 metri, ha battuto il record mondiale. Da quando ha cominciato ad infilare la tuta di gomma sono passati esattamente 27 minuti. 3 mesi prima non sapeva nuotare. Leonardo da Vinci. Questi sono i film, le riprese che viviamo noi con l'infinita gioia e felicità di poter essere amici di questi animali senza ucciderli. Guardate alcune scene, cercate di comprendere che cosa significano. Questo pesce per 5 volte ha baciato Luciana sulle labbra, guardate. Perché? Cinque volte. Perché? Questo è andare sott'acqua. Creature dei mari tropicali, questi
sono le Maldive. Guardate questo e poniamo la domanda perché. Chi ha vissuto questi favolosi momenti non può più sparare una freccia d'acciaio nel corpo di questi animali. Questa cernia ha fatto un piccolo giro per ritornare allo stesso punto e rifarsi accarezzare. Questa è la seconda. Poi sembrava che volesse dire grazie a Luciana. Questa è la vera felicità sott'acqua. Perché non dobbiamo toccare le tartarughe. Guardate, questo è un animale veramente fuori misura. Ho vietato ai miei compagni di toccarla. Guardate con quale curiosità si avvicina al subacqueo, si rivolge verso il subacqueo, quasi volesse chiedere: ma tu chi sei? Guardate. Guardate, è passato vicino, si è fermata, ecco, per domandare chi tu chi sei, però guai a toccarle. Ecco un altro grosso interrogativo per il quale non trovo risposta. Nei tropici non so chi c'è stato, ci sono delle murene che fanno paura solo a guardarle, e se c'è un subacqueo sa con quale ferocia le murene possono attaccare. Qui Luciana accarezza una murena rispettabilissimo, un colomorso gli porta via una mano. Qui un mio compagno, guardate questi, vorrei farvi notare alcuni particolari. Si è fatta grattare il pancino, poi, come se fosse un essere umano, è andato sulla maschera a guardare dentro chi era che gli faceva le carezze. Perché? E qui siamo in zona al centro dell'Oceano Indiano. Ecco, e qui ritorna a guardare questo strano tipo che le gratta la pancia. Queste sono scene che, almeno per quel che mi riguarda, mi commuovono profondamente. Questo, ritengo, è il vero amore per il mare. Un altro mistero inspiegabile. Come vedete, si tratta di una murena che fa paura. Ci ha aggrediti in una maniera, con una ferocia indescrivibile. Calci, pugni non sono serviti per allontanarla. Poi finalmente è riuscito a prendere un pezzo di pesce, una tintana, è venuto addosso a me e per qualunque costo voleva mordere i fari della telecamera.
la stessa morena 5 minuti dopo. Ecco, guardate. Era un mostro come grandezza. Si è fatta abbracciare e baciare sulla testa. La stessa morena che pochi minuti prima ci voleva fare a pezzi. Perché? Mi fa piacere farvi vedere queste scene per farvi comprendere quella vera felicità, quella di andare sott'acqua. Le favole dei mari tropicali, le Malta. Purtroppo i mari tropicali spesso sono torbidi, difficili trovare veramente chiari. Sono delle creature favolose. Purtroppo, confesso, ne ho catturato una per il film Sesto Continente di 550 kg, record mondiale. Qui abbiamo un altro mistero inspiegabile. Questa razza, che certamente superava i 300 kg, si faceva filmare da Luciana riprese che mai nessuno al mondo si può immaginare, in questo modo. Dopo un po' è andato su una nostra amica, che era al nostro fianco, l'ha strapazzata come se la volesse fare a pezzi. Guardate, l'ha dentata il gap. Ma è una cosa di una furia che non si poteva immaginare. Cosa ha fatto di quella povera donna? Poi è ritornata da Luciana, la quale le ha piazzato la telecamera sulla bocca. Vi facciamo vedere come è fatto lo stomaco di una razza di questo genere. Questa è una ragazza che aveva il terrore del mare pochi anni prima. Ecco qua, guarda, con noi, con me, con Luciana, di una tranquillità assoluta. Ecco qua, guardate le fauci di questo animale. Queste sono riprese di Luciana. Vi ho rallentato il naso, guardate fin dove si arriva a vedere. Questo non l'ha mai fatto nessuno. Comandante, purtroppo dobbiamo interrompere lo sciopero. Ci sarà sicuramente un'altra occasione per il tempo girando. Mi dispiace molto di quello che segue, è la parte più importante, per dimostrarvi le buffonate che raccontano i nostri scienziati del campo iperbarico. Un grande scienziato, uno dei più grandi, in televisione ha detto: se incontrate uno squalo, state fermi così non si accorge della vostra presenza. Lo squalo percepisce una goccia di sangue a 2 chilometri. Qui ci sono le scene di come trattiamo noi gli squali. Peccato, perché sono delle scene questo filmato sicuramente lo vedremo le faccio la proposta di vederlo domattina. Prima di iniziare il nostro incontro completeremo la visione, perché mi sembra veramente che ne vale la pena di vederlo. Purtroppo dobbiamo continuare con il programma della... Questa razza, okay, un attimo, grazie. È ritornata da quella signora. Grazie, un applauso.